Salve a tutti, carissimi amici del gruppo fan di Riccardo Foglie, benvenuti in questo nuovo video. Mi trovo nel parco di San Giorgio del Sannio, il mio paese. In questo luogo qui è proiettato l'album di Riccardo Foglie Matteo, che doveva uscire nel 1978. Avete capito? Nel 1978, ma il discografico di allora non approvò quell'album ed è uscito 21 anni dopo, in formato CD. Racconta la storia di un uomo nato al contrario. Però io vi dico che il discografico di allora non capì assolutamente niente. Non capì assolutamente niente. Perché è un album rock progressivo veramente straordinario. I testi sono di Riccardo Fogli, le musiche sono di Marcello Aitiani, che duetta con Riccardo Fogli nella canzone Salutando un amico che va via. La produzione è di Giancarlo Lucariello. Questo album doveva essere considerato come tutti gli altri, invece il discografico di allora non capì assolutamente niente. Niente, niente. È un album rock progressivo ed è un capolavoro ed è uscito soltanto in formato CD. Se veniva approvato allora, nel 78, poteva uscire in qualsiasi supporto. Racconta la storia di un uomo nato al contrario ed è un argomento interessante e davvero fondamentale. Poteva dare un'altra svolta importante alla sua carriera, però l'ha data comunque perché stiamo parlando di un album capolavoro. Matteo, album di Riccardo Fogli, in genere rock progressivo. Mi raccomando, acquistatelo. Un saluto a tutti quanti voi da Robby. E mi raccomando, iscrivetevi al gruppo fan di Riccardo Fogli.